e adesso continuiamo a parlare di Valle Grottari, questo Valle Grottari Gate, dopo la denuncia da parte dell'opposizione sul pericolo imminente dell'area naturale, pronta replica da parte del sindaco di Marano Lagunare Mario Cepili, il quale ha così risposto alle domande di Omar Costantini. Vediamo dunque il prossimo servizio. Situazione di Valle Grottari, colpi di sole da parte degli ambientalisti oppure effettivamente c'è un pericolo? Ma direi proprio più un colpo di sole, proprio un abbaglio. Qui devo dire, specie negli ultimi periodi, si sta facendo una grande demagogia ambientale, passi questo termine. Quella chiavica oggetto della discordia di questi ultimi periodi, quest'ultimo periodo, è per sua stessa ragione d'essere, per stessa funzione d'uso, una chiavica che regola il flusso dell'acqua in entrata e in uscita. Questa chiave, che non è stata assolutamente toccata né manomessa in quest'ultimo periodo, ha sempre regolamentato l'afflusso in entrata e in uscita. Anzi, il problema noi l'avevamo questo inverno, perché questa chiave era effettivamente rotta ed era sempre chiusa. Quindi i caseggianti che erano all'interno della Val Grottari, diciamo nella parte più interna, avevano il problema che quest'acqua stava effettivamente salendo e c'era un pericolo per le case, per le residenze. Quindi abbiamo dovuto aprirla, questo ancora a suo tempo, a novembre, e poi è rimasta aperta, ma è aperta a 30 centimetri come lo è sempre stato. Del resto è l'amministrazione comunale ad avere il regime idrologico la potestà sul regime idrologico all'interno del comune, non certo il WWF. Ma la nascita spontanea, questo problema persiste da tempo, bisogna avere un po' più dialogo fra ambientalisti e amministrazione comunale? Beh, guarda, io ho cercato il più possibile di avere un dialogo con gli ambientalisti, la risposta che ho avuto è stata quella di avere una lettera con un esposto in procura, quindi se il dialogo deve esserci da entrambe le parti. Quello che mi sento poi di dire è che quella è attualmente ancora una valle da pesca e in tutte le valli da pesca il regime idraulico è regolamentato in entrata e in uscita da queste chiaviche, come è stato per 30 anni. Del resto la Val Grottari si è creata con una chiavica aperta, quindi né più né meno di come è adesso. Quindi di Marano e non stiano pure tranquilli perché la situazione è sotto controllo. Per quanto riguarda il regime idraulico sicuramente, per quanto riguarda il progetto che abbiamo in cantiere vedremo appunto gli sviluppi in futuro. Lei sa che noi non facciamo la parte della guardona muta perché il voyeurismo non ci si addice, dunque il giornale si scrive ma la televisione si vede e vigileremo. Fate pure, ci mancherebbe, non abbiamo nulla da nascondere. Prosegue intanto il dibattito sul futuro di Valle Grottari dopo l'apertura della chiavica che divide la valle dalla laguna. Roberto Pizzuti, presidente del WWF del Friuli Venezia Giulia, ha voluto rispondere alle frasi del sindaco di Marano Lagunare, Mario Cepile. Ascoltiamolo dunque nel prossimo servizio. Pizzuti del WWF, lei ha recentemente ascoltato un'intervista del sindaco di Marano Cepile e ci teneva a sottolineare alcune cose, partendo dal rapporto che avete col comune. Dunque, voi perché avete presentato un esposto in procura senza prima dialogare? Non è assolutamente vero che non abbiamo cercato il dialogo, siamo andati al consiglio comunale, abbiamo fatto un'intera mattinata con il vice sindaco, abbiamo partecipato a incontri pubblici, ero a fianco al sindaco, ne abbiamo parlato ancora. Le posizioni sono opposte, loro vogliono distruggere Valle Grottari con una darsena, noi invece vogliamo salvaguardare questo paradiso per la biodiversità. Che effetto ha la riapertura della chiavica? L'apertura della chiavica ha comportato l'ingresso della marea, quindi di acqua salata. Questa ha già eliminato tutte le rane dall'acqua, ha eliminato i tarabusini che nidificano sul pelo dell'acqua e anche dei moriglioni. Dopodiché nel tempo cambierà anche la vegetazione e quindi danneggerà anche tutti gli altri esseri, anche gli altri uccelli importanti della valle. Sugli abitanti l'apertura della chiavica senza possibilità di regolazione comporta il rischio di mareggiate, quindi l'acqua entra dal mare in alta marea e può danneggiare veramente le abitazioni. Quindi è importante che la chiavica sia messa in funzione e non, come è stato fatto, semplicemente riaperta senza possibilità di controllo. Questa è la cosa grave che il comune ha fatto, per quanto ne dica il sindaco in televisione. Noi eravamo con una
con degli operatori televisivi, abbiamo intervistato gli operatori del comune che hanno dichiarato di essere mandati dall'ufficio tecnico, che ho sentito d'altra parte direttamente, e anche esso ha confermato che i lavori erano a carico dell'amministrazione comunale. Quindi ci dà molto fastidio queste falsità che vengono dette, tanto più che sono in contraddizione. In una parte il sindaco diceva che la chiavica è sempre aperta, in un'altra dice che è chiusa, quindi veramente non ci sta, e si capisce che la finalità è quello di intorbidire le acque, fare in modo che la Valle Grottari non sia ospitale per gli uccelli e quindi si affaccia la distruzione dell'ambiente in barba a tutte le norme comunitarie di salvaguardia.